Questo quadro si chiama L'Orgoglio, che sono i ricordi che mi raccontava mia nonna di quando all'epoca sovietica, che era una di quelle ginnaste pluripremiate, la pioniera delle prime scuole degli Urali. E diciamo, questa è l'ombra che è caduta su di loro quando c'è stata la caduta, nell'89, nei primi anni 90, quindi un po' sono stati oscurati quelli che erano portati in alto dall'Unione Sovietica, quei grandi medaglieri, sono rimasti un po' nell'ombra. E il quadro rappresentava un po' questo, un ricordo che avevo io, che poi magari l'ho interpretato male negli anni, l'ho capito, però all'epoca l'avevo visto così. Questo rappresenta negli anni 90, quando venivano fuori i primi documenti sulle deportazioni di Stalin, okay? Che fino ad allora Stalin era portato come un dio, ma siccome io ho anche un mio bisnonno che è stato deportato e sparito per 6 anni, tornato dopo 6 anni che è stato in Siberia, questo rappresenta un po' le rivelazioni degli anni 90 degli archivi segreti delle deportazioni.